Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: sempre sorridente e alla mano, questa volta Caterina Balivo ora in forza alla 7 è invece sbottata quando l'hanno accusata di un fatto che la conduttrice proprio non sopporta. Ecco cosa è successo. Da lunedì 12 settembre Caterina Balivo è al timone del nuovo quiz show di La 7, Lingo Parole in Gioco, e in queste ore ha risposto ad alcuni ask domande, NDR, dei suoi follower su Instagram. Sempre gentile e disponibile ha risposto a tutte le domande fino a che una non le ha fatto saltare la mosca al naso ed è esplosa. Ha risposto per le rime ad un follower, e come già successo in passato, ha dovuto smentire alcuni fatti. Caterina Balivo perde la pazienza e sbotta. Cosa le hanno chiesto? Qualcuno degli utenti le ha commentato: guardo il tuo naso troppo ritoccato, e ciò ha fatto perdere la pazienza alla conduttrice, che immediatamente ha replicato: naso rifatto a chi? È tutto mio, anzi ho preso pure un vetro in faccia e mi manca un pezzettino. Come accennato, non è la prima volta che la conduttrice deve rispondere a domande su chi l'accusa di aver abusato con la chirurgia estetica. E mentre altre volte ha risposto tranquillamente, forse questa è stata per lei la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Al momento non è però il naso a preoccupare la conduttrice. Il suo programma non decolla. Dopo aver detto addio a Vieni da me, il programma di grande successo in Rai, è approdata sulla 7 con un nuovo quiz che in fascia preserale doveva andare a toccare le reti competitor. Però la conduttrice ha sempre sostenuto che la nuova sfida che voleva affrontare sulla rete di Urbano Cairo era molto difficile ed impegnativa, per questo non voleva puntare troppo sugli ascolti. Ed in effetti non aveva torto. Le prime due puntate del quiz show preserale di La 7 non hanno convinto e appassionato i telespettatori. Nel dettaglio, la prima puntata di Lingo ha raccolto 138.000 spettatori per uno share dell'1,11%. La seconda, invece, andata in onda martedì 13 settembre, è scesa ancora di più negli ascolti, raggiungendo 109.000 spettatori e lo 0,9% di share. Numeri ben lontani dai diretti competitor. Reazione a catena di Marco Liorni su Rai 1 e caduta libera di Gerry Scotti su Canale 5, anche se, va sottolineato, che non si poteva certo sperare su ascolti di prima serata. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.